Cos'è secondo te l'omofobia? Secondo me l'omofobia è qualcosa che nemmeno esiste, perché etimologicamente è la paura dell'omosessualità e quindi il disprezzo e la discriminazione verso tutte le persone omosessuali o presunte tali. E per me l'omosessualità non esiste e credo che sia solo un fraintendimento, una malinterpretazione di un sentimento sicuramente molto forte che una persona prova per un'altra persona dello stesso sesso. Per me l'omofobia è la paura per ciò che è sessualmente uguale. Diciamo che è come un'intolleranza di alcuni etero verso le persone gay. Essa si manifesta in modi molto diversi, può andare dall'offesa verbale fino ad arrivare alle minacce vere e proprie, che possono sfociare, in violenze fisiche. L'essere omosessuale non è contro natura, ma ormai l'omofobia viene sempre più alimentata, soprattutto dalla società, che spesso è diffidente nei confronti delle diversità. E in un certo senso plasma la mente delle persone. Qual è il tuo primo pensiero alla vista di una coppia gay? Sicuramente rimango subito sorpreso, perché dalle nostre parti ancora non è molto diffusa l'omosessualità e forse anche per questo che non è accettata ancora. Poi però, incuriosito dalla situazione, osservo la coppia e forse anche in maniera troppo invasiva. Poi penso che se si vogliono bene è anche giusto che stiano insieme, anche se devo ammettere che mi fanno sempre una certa impressione. Non penso assolutamente nulla, per me sono alla pari con noi, non provo odio, rabbia, disprezzo, paura nei loro confronti, amano le persone del loro stesso sesso e cosa c'è di male? Nulla. Di certo non sono dannosi per la società, ma ormai le persone hanno una mente troppo chiusa per capire.